Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qui è Rokugan e oggi è tempo di news. Andiamo a vederle con calma. Loading. Allora, come batch trappola è uscita Legends Hybrid volume 3, che ha con sé davvero degli ottimi PG. E ad ogni multi vi regalano freebie multi Z power di ogni tipo. Però ragazzi, lasciate perdere, i PG della batch sono molto molto buoni, però non ne vale la pena. Tra una settimana c'è Black Friday, quindi vedete voi. Il pull è altamente sconsigliato, per quanto so che sia forte Trunks Evo. Sono ritornate le nostre amatissime adventure della stagione autunnale questa volta, che come reward daranno ticket MP3 ed MP2. Però, vabbè dai, ci sta, alla fine sempre gratis, devi solo piazzare lì delle avventure e sei a posto. Le possiamo prendere la Legends Road del nuovo Gon, di cui faremo l'analisi tra un po', dell'evento di Android numero 20 e dell'evento di Gon del futuro. E i tag raccomandati per le avventure, quindi che vi fanno droppare maggiore roba, sono i Lineage of Evil. Quindi mi raccomando, farmatele assolutamente. Scusate ragazzi l'interruzione, ma proprio nel momento in cui stavo registrando l'ambulanza ha deciso di passare vicino a casa mia. Ok, va bene, noi riprendiamo il nostro video. Legends Road Restart, il nuovo Super Saiyan Gohan Teen. Classica Legends Road, dovrete farmare le medaglie, Z Power, regaleranno Chrono Crystal, le Souls e le Super Souls. Qua avrete i PG bonus con cui droppare maggiori medaglie. E signori miei, c'è una brutta notizia in questo, perché se vi ricordate le vecchie Legends Road, ad ogni stage completato vi davano 50 Chrono Crystal. Adesso ritorna, ne hanno fatte 10 per dirvi. Sono un po' deluso, comunque il PG di Gon è davvero davvero ottimo e tra un po' lo andremo a vedere. Hanno rinnovato le Ultra Space Time Rush 500cc Easy. E poi è uscita la parte hard di Vegeta Scouter. E ragazzi, in questo evento hard, oltre che a darvi del CC onestissime, c'è questo equipment, This is the Kaioken, che va a tutti i melee type, senza condizioni di tag o colore. Primo slot, Strike Defense. Secondo slot, Strike Attack. Terzo slot può essere o Strike Attack o Blast Defense. Ragazzi, questo equipment bisognerebbe avere culo a droppare sempre tutte e due Strike Attack e diventa un equipment, un signore equipment, anzi tra i migliori se posso dire. E poi ci sono i classici Aimen Elite, Elites Can Be Beaten. E vabbè, insomma, questi equipment che già sappiamo. Per le news ragazzi abbiamo finito qua, perché comunque insomma vogliono tenersi tutto per il Black Friday, quindi sicuramente per nuove news sui PG eventi ci risentiremo là. Ma andiamo ad analizzare il nuovo Gohan Super Saiyan, che è davvero ragazzi un PG davvero davvero niente male. Allora, show details. Le stats non le possiamo vedere perché non ho ancora fermato il PG, quindi mi dispiace. Però insomma, se andate a cercare su DB Legend Space le potete vedere benissimo su quante stats può arrivare, oppure anche su Gamepress, magari vi lascio anche il link in descrizione. Ma andiamo a vedere le sue abilità, che sono la cosa più importante. Allora, Character Tag, Hybrid Saiyan, Son Family, Super Saiyan, Legends Road, classico di un Gohan. Strike, Blast, classico, Masenko. Allora, il Masenko quando colpisce aumenta del 15% lo Strike Damage per 10 secondi dall'attivazione. Onesto, va bene. La carta verde è davvero interessante. Più 20% allo strike damage inflitto agli alleati per 20 secondi. E riduce lo switch, insomma quando dovete switchare un personaggio, ve lo riduce di 3 secondi. Quindi da 10 magari avete 7 secondi di tempo per switchare un PG. Cioè davvero come carta verde, davvero niente male. Molto onesta. Main ability, Fledging Teacher. Allora, applica questi seguenti effetti agli alleati a tag Hybrid Saiyan. Più 25% al danno inflitto per 30 secondi, più 50% alla key recovery per 30 secondi e più 25% di danno inflitto per 30 secondi
se un caratter, se un Videl o un Goten è un battle member. Top. Quindi qua servirebbe per dirvi un Goten LF, ci starebbe davvero tanto bene in team. E richiede 15 secondi per attivare la main ability. Disability, Tag Hybrid Saiyan or Tag Legends Rod Base Strike Defense during the battle. Benissimo. Come Z-Ability ci sta. Special Training Begins. Iniziamo con le Unique Ability che sono davvero davvero molto interessanti. Applica questi seguenti effetti a se stesso, e insomma che vanno a dipendere dal numero di timer counts passati dall'inizio della battaglia. Quindi dopo 20 secondi ha un 30% allo strike damage inflitto e non può essere cancellato. Dopo essere passati 40 secondi più 20% di danno inflitto, non può essere cancellato. E dopo 60 secondi, 30% al danno inflitto e non può essere cancellato. Quindi, oh, dopo 60 secondi, sto Gohan va a fare i danni, eh. Cioè, questo Gohan nell'hybrid prende e butta nel cesso di prepotenza Gohan Ultimate. Che Gohan Ultimate, purtroppo, ragazzi, non è stato mai utile se non per la sua Z-Ability a 5 stelle. Latent Talent, questi seguenti effetti si attivano quando questo personaggio entra in battaglia. Più 25% di danno inflitto agli alleati Hybrid Saiyan per 20 secondi. E incrementa il pescaggio delle carte di un livello per 15 timer counts. E si recupera HP del 15% da danno ricevuto dopo che l'attacco nemico è finito. Quindi addirittura sicura. Ragazzi, questo PG è da farmare assolutamente, a parte che tutti i PG free to play che vi regala il gioco sono da farmare a prescindere perché oh, sono sempre gratis, quindi non si butta mai nulla. E ragazzi, tanta tanta roba questo gol, mi raccomando, farmatevelo. Detto questo, niente, tutto quello che c'era da dire l'ho detto. Chiaramente ragazzi, il nostro big event su Legends sarà il Black Friday, quindi non pullate sull'hybrid, sul banner appunto degli ibridi, lasciatelo stare, lo so, Trunks Evo ci sta di qua, di là, su e giù, però fidatevi, una settimana e ne varrà la pena. Parola di Rokugan. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, che l'ho già detto di iscrivermi, vabbè, meglio ripeterlo. Attivate la campanella notifiche, link in descrizione del gruppo Legends SHF, mi raccomando, passateci, ci conto. E noi ci vediamo al prossimo video.